Politiche attive per il lavoro, dopo la riforma, quale futuro in Italia? Anche IA Lombardia nel patto lavoro Lombardia. Salute e sicurezza sul lavoro, indagine CISL dell'asse del Po, lavoratrici penalizzate, dispositivi di protezione e indumenti unisex, creano disagi e aumentano i rischi. Contrattazione sociale e aziendale, risposta all'emergere di nuove povertà. Premio di laurea Fisascat 2016, un'opportunità per iscritti e i loro figli. Politiche attive per il lavoro, dopo la riforma, quale futuro in Italia? Se ne è discusso nel corso del convegno promosso da Patto Lavoro Lombardia, di cui anche IAL CIS Lombardia aderisce. In prossimità dell'emanazione dei regolamenti che renderanno piena operatività al decreto di legge 150/2015, la rete Patto Lavoro Lombardia intende partecipare, grazie all'esperienza dei suoi membri, al disegno di un modello replicabile a livello nazionale. Il convegno ha dato un'idea precisa. Ha confermato che ci sono una serie di operatori, sia pubblici che istituzionali che privati, che condividono un'opinione convergente. Si può realizzare un mercato del lavoro dove tutti fanno la loro parte, dove viene realizzato il compito di controllo degli operatori pubblici e dove tutti gli operatori privati possono essere alla pari dell'operatore pubblico come soggetto che eroga servizi nei confronti delle persone. Questo è il punto da cui partire. In un'interlocuzione con Regione Lombardia che valorizzi l'esperienza e in un'interlocuzione che Regione Lombardia può strutturare con il governo e con l'ANPAL per la costruzione di un sistema che sia coerente con le esperienze già realizzate in Lombardia. Il percorso pone al centro la libertà di scelta dei cittadini e orienta gli operatori verso risultati chiari e misurabili. L'obiettivo è replicare l'esperienza e definire un sistema omogeneo su tutto il territorio nazionale. Nuova iniziativa lombarda che mi sembra molto interessante, come sempre io dico, a Lombardia, a Milano sono laboratori del lavoro dai quali c'è sempre da imparare. Ma io vorrei innanzitutto partire da una delle ultime considerazioni che ha fatto Romano, cioè quello che dicevi, ma non è che dobbiamo aspettare il referendum costituzionale. Mi pare un'osservazione di una verità banale per certi aspetti, cioè se c'è una legge, quella legge non è stata fatta pensando a sospenderne gli effetti in attesa del referendum. È chiaro che, lo sappiamo benissimo, usciamo da qualsiasi impingimento, il 150 è stato fatto in un momento di transizione e quindi questa transizione influisce sul percorso di implementazione del 150, quindi non è dubbio che sia una fase storica difficile quella nella quale è tenuto a esordire. Durante il workshop sono stati messi a confronto i diversi punti di vista dei centri per l'impiego, ANPAL, centri per il lavoro, regione, Italia Lavoro, associazioni datoriali e sindacati. È un modello in cui le parti sono state protagoniste, è un modello che fra l'altro all'inizio della crisi dal 2008 in avanti ha avuto una forte implementazione perché è nato un rapporto forte di gestione di tutte le problematiche sul lavoro che si determinavano dentro il territorio, per cui la parte è che le stesse parti sono diventate un elemento in questa direzione. In questa direzione qui stiamo attenti a leggere i processi che sono in atto nelle parti sociali, perché rispetto a questi temi c'è un processo molto avanzato che vedrà la possibilità di trovare qualche sintesi a breve. Noi abbiamo messo in atto una riforma da questo punto di vista qui. Se non arrivano le politiche attive dovremo dire viva la cassa integrazione, che è una follia, perché a questo punto qui la condizione, questa riforma è una riforma vera se mette in atto questo processo qui. A oggi questo non è avvenuto.
La sicurezza sul lavoro è anche una questione di genere, soprattutto sul fronte dei dispositivi di protezione individuale e degli indumenti da lavoro. Le scarpe antinfortunistiche per le lavoratrici devono avere modelli adatti alla diversa conformazione del piede, idem per pantaloni, giacche o gilet. Per contribuire a creare condizioni di lavoro adeguate e prevenire incidenti non devono essere unisex, ma devono potersi adattare alla fisicità diversa. Così purtroppo non avviene e i rischi aumentano. Un'indagine innanzitutto che è partita con il coinvolgimento del Dipartimento Nazionale della CISL, che con noi ha voluto sviluppare e quindi testare nell'asse del Po questo progetto. Sono state coinvolte 11 aziende di dimensione dai 200 ai 300 dipendenti, per un totale di 532 lavoratrici e lavoratori che hanno risposto al nostro questionario. Il questionario ha l'obiettivo di dimostrare la situazione che realmente queste lavoratrici vivono all'interno della loro azienda dal punto di vista dei dispositivi di protezione individuale e di indumenti di lavoro. Ne è emerso un quadro che potevamo sospettare, ma abbastanza drammatico, che ci fa riflettere e ci fa pensare molto. Oggi sostanzialmente i DPI, i dispositivi di protezione individuale, gli indumenti di lavoro raramente vengono distribuiti in ottica di genere, cioè do a una donna in base alla sua corporatura, in base alla sua situazione, i dispositivi e l'abbigliamento, ma molti e la stragrande maggior parte sono unisex, provocando nei fatti, magari una cosa non voluta, io lo attribuisco a un aspetto molto più culturale, no? Ma nei fatti è una discriminazione sostanzialmente. Tra i disturbi più frequenti indicati dai lavoratori troviamo il mal di schiena e mal di piedi a causa delle scarpe antinfortunistiche. Tra gli indumenti di lavoro più scomodi troviamo invece i pantaloni e le maglie per le lavoratrici, in quanto costrette ad indossare taglie da uomini e quindi troppo larghe. Questa nostra ricerca vuole essere uno strumento da dare all'interno delle contrattazioni di secondo livello per porre questa questione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ad iniziare chiaramente dai DPI e dagli indumenti di lavoro, come una materia di contrattazione, perché la salute e la sicurezza non può essere lasciata solo a una norma di legge, pur importante, ma deve essere oggetto anche di iniziative sindacali forti. I nuovi poveri sono i minori appartenenti a nuclei familiari colpiti dalla crisi, dove un reddito comunque certo, anche se non elevato, come quello da pensione, è assente. È quanto emerge dal quadro tracciato da CISL ed FNP Lombardia per fare il punto sulle nuove povertà e gli strumenti a disposizione del sindacato per contrastarle. Noi abbiamo una presenza importante capillare sul territorio e dobbiamo rafforzare la nostra azione di lettura dei bisogni, delle esigenze delle persone, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori e tradurre queste esigenze, queste istanze in percorsi di inclusione sociale e di tutela attraverso la contrattazione sociale coi comuni o all'interno degli ambiti, ma anche con la contrattazione aziendale. La crisi ha messo in evidenza in modo particolare che ci sono state delle aree di maggiore fragilità, in particolare le famiglie con i minori, le famiglie con i giovani. Sono aree della popolazione che hanno sofferto in modo significativo per via della perdita dell'occupazione da parte dei genitori e della difficoltà appunto a poter proseguire magari impegni assunti precedentemente alla fase della crisi. Credo che questa sia un'area a cui come organizzazione sindacale dobbiamo porre attenzione in termini di tutela, a partire appunto da tutte quelle misure e quelle politiche che preservano il rapporto e mantengano l'occupazione sul territorio, ma poi dobbiamo guardare a quegli strumenti che consentano anche ai diversi componenti della famiglia di conciliare le esigenze di vita con le esigenze professionali, come ad esempio le politiche di conciliazione. E se pensiamo appunto all'area dell'attenzione ai minori, dobbiamo concentrare misure di intervento sui temi, sulle politiche e le misure di tutela all'infanzia.
CISL ed FNP Lombard sono fortemente preoccupate per l'incremento del rischio di povertà ed esclusione sociale per le famiglie con minori, che più di altri stanno pagando gli effetti della crisi. C'è necessità, a nostro avviso, anche però di perfezionare, a partire dal livello lombardo, un sistema di mappatura ad oggi di dove vanno le risorse e i servizi che vengono erogati e messi a disposizione appunto in ambito territoriale, in ambito regionale, attraverso l'attuazione e il completamento del casellario dell'assistenza, impegno già previsto dalla norma nazionale che debba essere attuato attraverso la messa a disposizione di dati da parte di tutti i soggetti erogatori pubblici, quindi comuni, la regione, l'INPS, per costruire una banca dati complessiva che gestisce appunto l'INPS e che potrà fornire analisi e conoscenze adeguate su come vengono utilizzate le risorse e dove vanno i servizi. Anche per il 2016 la Segreteria Nazionale della Fisascat CISL ha stabilito lo stanziamento e l'assegnazione di 10 premi di laurea, da 1.500 euro cada uno, riservato agli iscritti o figli di iscritti alla Fisascat CISL che abbiano conseguito la laurea tra il 1 ottobre 2015 e il 30 settembre 2016, con una votazione non inferiore a 110 su 110 punti. Informazioni sul bando e la domanda di partecipazione sul sito www.lombardia.cisl.it. Il sistema allevatori lombardo è vicino al baratro, è quanto affermano la FAI CISL Lombardia e gli altri sindacati regionali, che hanno proclamato per martedì 21 giugno uno sciopero di 8 ore e un presidio dalle 9.30 alle 13 davanti alla sede del Consiglio regionale per protestare contro Regione Lombardia, ritenuta corresponsabile con il Ministero dell'Agricoltura del mancato avvio dei bandi europei, che permetterebbero il finanziamento delle attività di consulenza e il ritiro dei licenziamenti di 40 tecnici SATA, annunciati nei giorni scorsi. Complessivamente sono 400 i posti di lavoro a rischio, suddivisi tra le associazioni provinciali allevatori di Cremona, Mantova, l'associazione interprovinciale di Brescia e Bergamo e l'associazione allevatori Lombardia Ovest, che riunisce le province di Como Lecco, Varese, Pavia, confluite con Milano, Lodi, Monza Brianza. A queste si aggiungono i lavoratori della sede regionale ARAL.